in questa puntata. Sapevate che il naso dell'elefante marino si gonfia per amplificarne il ruggito? E che il suo richiamo è udibile fino a 1,5 chilometri di distanza? Oppure che il licaone ha uno dei morsi più potenti in natura? Inoltre, che il formichiere gigante non ha denti, ma con una lingua di 60 centimetri può mangiare anche 30.000 insetti al giorno? Dalle cime degli alberi alle barriere coralline, questi animali hanno delle incredibili tecniche di sopravvivenza. Benvenuti nel loro favoloso mondo. Nel mondo animale, il naso ha delle funzioni estremamente importanti e molto spesso è un fondamentale strumento di sopravvivenza, necessario per diverse situazioni. L'elefante marino è la più grande di tutte le foche, perciò è comprensibile che abbia il naso più grosso. E deve il suo nome proprio a quel naso, che ricorda la proboscide di un elefante. Gli elefanti marini passano circa l'80% della loro vita al mare. Arrivano sulla spiaggia per riprodursi. Ed è qui che i nasi tornano utili. Solo i maschi adulti sfoggiano l'enorme trombone. Gonfiandosi, permette di amplificare il proprio ruggito. Il verso assordante viene usato per intimidire gli altri rivali maschi. Ma non è solo questo che può fare un naso. Le cavità all'interno del naso trattengono l'umidità. Se gli elefanti marini stanno sulla spiaggia per giorni e giorni, possono trattenere quanta più acqua possibile e anche vapore acqueo che entra ed esce dal loro naso. È un bene che trattenga l'umidità. Probabilmente avrete bisogno di un intero rotolo di carta assorbente per soffiare un naso tanto grande. Il formichiere gigante non ha neanche un dente. Allora perché ha bisogno di un muso tanto lungo? Per ospitare la sua enorme lingua, ovvio. La lingua del formichiere arriva a 60 centimetri di lunghezza ed è usata per frugare nei formicai. Le papille gustative sono rivolte all'indietro o verso la bocca, così mentre mangiano possono in qualche modo tenere gli insetti all'interno. Hanno anche una saliva molto appiccicosa sulle pareti della bocca e su tutta la lingua. Per raccogliere i gustosi insetti, il formichiere gigante estrae la lingua fino a 150 volte al minuto. Infatti, può mangiare 30.000 insetti al giorno. Meno male che le formiche sono minuscole. Il coati dal naso bianco ha quell'eccellente senso dell'olfatto che vi aspettereste da un animale con un muso lungo. Vive sugli alberi. Ma quando è ora di mangiare, il coati mette il naso per terra. Hanno un naso un po' umido e questo gli aiuta a riconoscere meglio gli odori. Principalmente quel naso è intento a curiosare nei cumuli di foglie e a cercare sottoterra ciò che vogliono mangiare. Lo usano come una mano. Ecco quello che chiamereste un tipo ficcanaso. Il facocero non è esattamente l'animale più fascinoso del mondo. Dalle spesse zanne alla coda ispida, questo parente del maiale sembra nato per lavorare,
E certo non per la bellezza. E la ragione è evidente guardando il suo muso. Se si cerca la propria fonte di cibo, fiutando un po' in giro, si svilupperà ciò di cui si ha più bisogno, vale a dire il muso. Il facocero usa il suo olfatto straordinario per individuare radici e bulbi sottoterra. Dato che le sue zampe sono lunghe e il collo è corto, il facocero si piega sulle sue ginocchia callose per raggiungere il suolo e poter mangiare. La testa la usa per lottare e per scavare si aiuta con le zanne e con il grugno. Adesso scoprirete perché la scimmia Colobus è così atletica e come fa la gazzella di Thompson a sfiorare la velocità di 100 km orari. L'Africa è la patria di alcuni dei più maestosi animali del mondo. E molti di loro hanno talenti incredibili. Da acrobazie aeree alla velocità. Il Colobus è uno dei primati dall'aspetto più caratteristico della Terra. Ha un cerchio bianco attorno al muso e una grande frangia bianca lungo il dorso. I cuccioli sono ancora più facili da individuare. Sono tutti bianchi. Gli scienziati pensano che questo li aiuti ad adattarsi tra gli adulti. Li aiuta a diventare membri sociali del gruppo. Gli altri primati vogliono toccarli, stringerli, strigliarli, perché sembrano molto strani. L'altra teoria è che si tratti di una forma di protezione. Se un predatore si avvicinasse, il cucciolo sarebbe facile da notare. Invece viene preso e portato al sicuro. Il Colobus passa gran parte del tempo balzando tra gli alberi. Le sue zampe sono particolarmente adatte a questo stile di vita volante. A loro, in realtà, manca il pollice. Perciò la loro mano è in sintesi un uncino. Così è davvero facile e rapido aggrapparsi ai rami senza che il pollice sia di intralcio. Niente pollice, niente problemi. L'intera giungla è un parco giochi per questi acrobati di alto livello. L'Africa è famosa per i suoi grandi predatori. Il potente leone, lo sfrecciante ghepardo e lo scaltro leopardo, per dirne alcuni. Ma chi è il più forte di tutti? Questo primato spetta al licaone. Questo animale ha tra i muscoli mascellari più potenti del pianeta. In rapporto alla sua taglia, la forza del suo morso è superiore a quella di qualunque altro carnivoro del continente. Il licaone è anche tra i predatori africani più pericolosi. Questo perché caccia in gruppo per poi dividere la preda con il resto del branco. Ci sono più di 70 specie di antilopi che vivono in Africa. Alcune grandi come il kudu e altre piccole come l'antilope reale. Ci sono aspetti positivi e negativi nell'avere taglie diverse. Se si è molto grandi, si è più capaci di difendersi da un grande predatore. Se si è piccoli è più facile nascondersi ed essere meno visibili.
ma di solito sono incapaci di difendersi. La gazzella di Thompson è una piccola antilope che sembra avere le strisce da corsa. E non a caso. Con una struttura compatta e zampe sottili ma forti, può raggiungere velocità vicine ai 100 km orari. La gazzella di Thompson ha bisogno di una tale capacità perché è spesso inseguita dall'animale terrestre più veloce al mondo, il ghepardo. I ghepardi sono incredibilmente veloci, ma riescono a mantenere una certa velocità solo per piccoli scatti. 30 secondi, massimo un minuto. Mentre la gazzella di Thompson riesce a mantenere quella velocità per un lasso di tempo abbastanza ampio e inoltre corre seguendo un magnifico schema zigzag che disorienta i ghepardi che la inseguono. Più a lungo corre la gazzella di Thompson, più è probabile che il ghepardo si arrenda e aspetti l'arrivo di qualcosa di più lento. Tra poco scoprirete perché lo stress mantiene in vita alcuni animali e come fanno i cani ad aiutare i veterani a superare le loro dolorose cicatrici di guerra. In natura, gli animali affrontano pericoli ogni giorno. Paura ed ansia sono di aiuto alla sopravvivenza, perché affinano i sensi e segnalano al sistema nervoso di stare in allerta. Di fronte a una minaccia, il cuore batte più forte, la pressione sanguigna va alle stelle e l'animale si prepara all'azione. Tutti gli animali, compresi noi esseri umani, siamo programmati per queste reazioni. Molte persone non affrontano questioni di vita o di morte ogni giorno, ma in tempo di guerra i soldati devono combattere per la sopravvivenza quotidianamente. Molti di loro tornano a casa soffrendo di effetti a lungo termine, sono detti disturbi post-traumatici da stress. L'esposizione ripetuta a minacce tende a tonificare questo sistema di emergenza per renderlo più intenso. È quasi come se un soldato fosse in uno stato di pre-emergenza tutto il tempo. Ma raggiunto una sorta di massimo effetto, la persona entra in difficoltà. Alan Beaulieu ha prestato servizio 4 volte in Iraq. Tornato a casa, ha sofferto di terribili incubi e allucinazioni. Si è praticamente sommersi dall'ansia. Quando vado in un negozio e ho un attacco di panico o di ansia, il mio mondo si rimpicciolisce sempre più in pochi istanti, finché non voglio più uscire di casa. Anche se può sembrare incredibile, i cani sono diventati un utile rimedio contro il disturbo post-traumatico. Per un veterano che entra in ansia in luoghi pubblici, un cane è una compagnia fidata. È un compagno che può letteralmente guardargli le spalle e fornire una barriera fisica contro un mondo che lo sovrasta. Qui! Questi cani da assistenza vengono addestrati appositamente. Seduto! Ma hanno anche un'incredibile capacità innata che li rende straordinariamente qualificati ad aiutare. Il senso dell'olfatto di un cane può essere migliaia di volte più potente di quello umano. Questo perché i cani hanno fino a 30 volte il numero dei nostri recettori olfattivi. Il loro naso è così sensibile che può rilevare un imminente attacco di panico. Avvertono i cambiamenti nel corpo di una persona e il mutamento dei livelli ormonali quando qualcuno inizia a essere più in ansia o stressato e lo aiutano a calmarsi. Gli scienziati credono che i cani avvertano questi leggeri cambiamenti grazie al loro olfatto. Prendi! La sola presenza di un cane può allontanare un attacco di panico. Gli scienziati sostengono che le relazioni di amicizia tra animali e uomo aumentino i livelli di ossitocina.
un ormone che abbassa la pressione sanguigna e riduce lo stress. A volte la migliore medicina arriva su quattro zampe. Grazie, amico. Adesso scoprirete perché la manta nuota come un uccello subacqueo e capirete perché lo squalo è uno dei pesci più veloci del mare. Immaginate di vivere in un mondo subacqueo dove potete muovervi in ogni direzione. Dalle squame alle code, i pesci sono creature incredibili con una formidabile capacità di spostamento.